abbiamo un caso clinico. Qui abbiamo un caso specifico. Pazientul i s-au plasat 6 implanti. Dove la paziente gli sono stati posizionati 6 implanti. Și s-a predat informația la noi în laborator, ceea ce vedeți pe ecran. Questa informazione poi è passata al laboratorio. Questa informazione è arrivata, come vedete voi, al laboratorio. Allora. Questo sono la TAC 3D, queste informazioni qui. Sì. Bene. Vai, vai. Che tipo di file sono, però? Ci cioè, dalla file? TAC 3D per andare in Exocad. Ah, pentru... OBJ. OBJ pentru fișierele. OBJ. Okay. STL pentru fișierele necolorate sau care le vedeți sure, albastre. Și pentru astea sunt OBJ. Per questo senza colori, per il file senza colori, utilizzano OBJ. Deci, planificarea protezii începe cu montarea dinților. La pianificazione della protesi inizia con montare i denti, il montaggio dei denti. In caso dato si ricostruisce solo l'arcata superiore. In questo caso si ricostruisce soltanto l'arcata superiore. Arcata inferiore, i denti sono sanatoși, non necessita trattamento. Perché nell'arcata inferiore i denti sono sani e quindi non necessita trattamento. Avem deci utilizăm la moment cele mai avansate programe și tehnologii valabile pe piață. Al momento utilizzano le tecnologie più avanzate che si trovano sul mercato. Cel mai folosit program de care ne folosim este Exocad. Programul più utilizzato è Exocad. Și are o serie de avantaje. Foarte multe. Deci ha molti sunt vantaggi. Lideri pe piața mondială în domeniul lor. Sono lider sul mercato mondiale. Deci, să vă demonstrez. Deci, la etapa dată, amplasăm dinții corect în funcție de ocluzie, estetică, și necesitățile pacientului. In questo caso, in questa fase, vanno posizionati correttamente i denti a seconda dell'occlusione e della funzionalità di cui ha bisogno il paziente. Sì? Cioè sta adattando i denti superiori ora alla chiusura con quelli inferiori suoi naturali? Sì. Puteți vedea punctele de contact. Potete aici. Vedere i punti di contatto? Sì, sì. Și cu cât culoarea este mai aprins, cu atât punctul este mai agresiv. Più il colore è acceso, più è evidente, vuol dire che il contatto è aggressivo. Noi può regolare anche... Da, noi le ajustăm în funcție de necesitate. Fel pacienții pot să participe la această etapă, la montarea dinților, pentru a aproba sau dezaproba felul cum arată dinții. Il paziente può partecipare in questa fase perché può accettare o meno come gli sono stati fatti i denti. La forma. La forma e anche la chiusura, l'occlusione, la funzionalità. Tutto. Vale. Avem o multitudine de librării de dinți, bazate pe librării naturale, pe dinți naturali, din care putem să alegem formă, mărime. Hanno un sacco di opzioni, librerie dentale, che possono utilizzare per la scelta per ogni caso del paziente. În doar câteva minute, putem... E solo in pochissimi minuti si possono selezionare e scegliere già un'altra forma di dinti. Un'altra forma.
In che senso? Quando verranno quei fissi. Quindi i pugni più definitivi, cioè, da? Definitivi. No, sì. Non provvisori, definitivi. Allora uno può dire no, così non mi piace. Sì. Caso latte è un caso di linea superiore. In questo caso si tratta della linea superiore, non so, avete già parlato in clinica, vi hanno spiegato cos'è la linea superiore? Per linea superiore folosim... Aspetta, aspetta, come? Quella che vorrei io. È la linea top di gamma che abbiamo in clinica. Okay. Mentre questo tipo di lavoro non viene fatto sulla, che ne so, sulla standard? De exemplu, pentru standard, nu se face același lucru lucrat la fel pentru poziționare, pentru toate astea. Da, ca metod de lucru aproximativ la fel, doar sunt materiale diferite. Il metodo di lavoro è lo stesso, soltanto che i materiali sono diversi. Okay, mentre la standard viene tagliata a un unico pezzo. Il materiale. La standard trasponi che stai o singură bucată. By no, no, poi... Sì, vai, se sei l'inglese, perfetto. No, ok. Dai! Cioè, perché sei bravo! Viene creata da un unico pezzo la standard, cioè tagliata e basta. Questi invece sono... Capsule singole, intendi dire questo, voi sì. Sapere. Standard io singur bucato, da, care e printato după asta, da superior, adică dinț individual. Difer materialul, însă. Sì, va bene, de materiale. Sì? Dar materialul diferă și vedea? Și construcția, la fel. Pentru superior... Sinterizațiune de metal, la stampante laser. Da, are trei părți. Partea... A trei parti? Sì, sì. Partea metalică. Partea metalică. Partea care arată ca dinți. La parte che... dinții sau coroanele. Identi proprio. Ok. Sì. Ceramico zirconio, quello che... Da, și gingiva artificială. E la gengiva artificiale. Quindi la parte metallica, denti e gengiva, tre componenti. Da. Și dinții sunt din zirconiu sau ceramică. I denti sono di zirconio oppure ceramica. Da. Linia premium diferă prin faptul că dinții sunt din compozit. Nella linea premium i denti sono invece in composito. Sunt la fel de buni, să spunem, funcțional și estetic. Ambele sunt la același nivel, doar că dinții din zirconiu sunt mai rezistenți în timp. Asta... Sono entrambe le linee buone, sia per la funzione, per l'estetica, soltanto che il zirconio come materiale è più, dura più nel tempo, è più resistente e dura più nel tempo. Următoarea etapă în design, după ce s-a aprobat sau au acceptat poziția dinților, se reconstruiește gingii artificiale. Dopo che il paziente in questa fase ha accettato come sono i denti e basta, è d'accordo al 100%, si passa alla costruzione della gengiva. È stato un caso complesso della signora. Asta este osul? Culoarea asta scură, așa? Câmpul protetic, spunem așa. E, campul protetic, se cheamă così. Explic pronunțele. E adaptatul la... Este un os, este gingia sau țesutul moale în centru. E la gingiva, el tesutul morbido. Vedi? Cambiato il colore, era giusto per la lavorazione che utilizzavo.
scramul ne generează o poziție aproximativă a gingiei artificiale. Il programma ci genera già più o meno la posizione della gengiva artificiale. Dar desigur că o să facem unele ajustări și modificări. Però loro faranno comunque alcuni aggiustamenti e modificheranno quello che il programma ha già realizzato in modo automatico. Pentru că fiecare pacient este un caz aparte și necesită tratament individual. Perché tutti i pazienti sono un caso a parte e quindi non puoi generalizzare un piano di cura, deve essere individuale per ogni paziente in parte. Se riesci a chiedere in inglese, chiedi, non ti vergognare. No, no, questo lo sto capendo, sta smoothing, sta ammorbidendo le forme. È quasi, cioè è quasi, è simile a un programma che uso io, però per fare qualcosa in legno io lo uso, incisioni sul legno. Io lo folosesti un programma approximativo a questo, ma gli strumenti io... almeno sono simili. Però io qui non lo creo. Super. Ci produciți din lemn sau? Cosa produci? Nu, nu, solitamente solo eu lavoro in legno. Și asta este macheta viitoarei proteze. Questa è la protesi provizorie, este proteza provizorie. Da, la protesi provizoria. Care se va printa în, folosind un 3D printer. Che sarà stampata con la stampante 3D. Aveți, dacă cineva dorește, poate să meargă sus în laborator, să vedeți cum se printează. Si, după. Și o să facă o probă intraorală pentru a confirma toate... Ați fi posibil de făcut pe persoana asta sau ce vrei spui? Nu, zic în general, cum e procesul lucru. Poi, se qualcuno vorrà, vi farà vedere lui cum se stampano queste protezi nel laboratorio. Se va proba și se vor aproba toate... toate criteriile, da. Funcția, ocluzia, estetica. Nel momento in cui la protesi viene stampata, si approvano tutti i criteri, quelli che abbiamo detto prima, la funzione, l'estetica. Ci este un prototip care ne folosește să determinăm 99% din cum va arăta proteza permanentă. Questo è un prototipo che ci aiuta a definire al 99% quale sarà il risultato finale. Dopo che s-a aprobat di către pacient, medic și tehnician, si trece la următoarea etapă, care este crearea propriu-zisă a protezii linea superioră. Dopo che questa protesi provvisoria è approvata dal tecnico, dal dentista e dal paziente, si passa proprio alla creazione della linea superior. Și cum v-am spus anterior, linea superior are trei părți componente. Partea, substructura metalică, dinții sau coronițele, zirconiu sau ceramică și gingia artificială. E come abbiamo detto prima, la linea superior è composta da tre elementi, la sottostruttura. Poi ci sono i denti o le capsule, ognuno le chiama, e poi c'è i denti che possono essere in zirconio oppure in metallo, e poi c'è la gengiva. Substructura este de obicei din titan
sau crom cobalt. Di solito la sottostruttura la facciamo in titanio o crom cobalto. Ea este, funcția ei este să confere rezistență în timpul protezii și mai are o funcție de a integra implantele în os, ajută la integrarea implantelor. La funzione di questa sottostruttura è quella di dare rigidità e di dare anche durata nel tempo alla protesi e poi anche aiuta molto a integrare gli impianti che sono stati messi nell'osso. Deci are funzioni di transfer di forze da un implant all'altro. Distribuisce le forze da un impianto all'altro. Pacientul poate să muște într-o parte, iar prin substructură, forțele se distribuie uniform, astfel proteza e mai rezistentă în timp. Poi lui fa l'esempio che il paziente potrebbe fare un morso da una parte, in questo modo si trasferisce la forza in tutta la bocca per poter garantire una masticazione corretta, ma anche una flessibilità, così non si può rompere da un'altra parte. Per esempio qua mordi qualcosa e si rompe, ma da tutta astfel evităm supra forzarea implantelor. In questo modo evitiamo di forzare gli impianti. Su un unico impianto, ma distribuisce. Sì, distribuisce su tutti gli impianti. Sì. Ce reprezintă substructura este o parte redusă, sau o formă redusă a protezii, de fapt. La sottostruttura rappresenta una parte ridotta della protesi. Deci, vedeți, astea sunt suportul pentru coronițele dentare. Allora, la parte bianca che vedete sotto, la parte trasparente, sarebbe il supporto delle capsule che poi vanno posizionate. Și ne ajută să calculăm și să prevenim forțele care destructive în cazul dat pentru proteză. Ci aiuta a prevenire delle forze che potrebbero distruggere la protesi. Astfel putem să prevenim din timp unele aspecti neplăcute. Possiamo prevenire per tempo alcuni aspetti non piacevoli. Ma le calcola direttamente il programma in questo caso? Voi calcolate il programma? Programmul generează o medie sau un raport mediu făcut pe un eșantion de anumit. Da, o anumită statistică, da? Asta e. Da, da. Il programma genera una media, una statistica, ok? Poi, più urmă? Dar putem să introducem date personalizate. Loro possono introdurre dei dati personalizzati? No, ma io quel che chiedo voi è che loro generano, magari simulano un movimento, un determinato movimento, il programma mi calcola quanto carico andrà. Eu vreau să, el răspunde că acolo arată o anumită mișcare și programul arată care probabilitate ar putea să fie, de exemplu, de un risc oarecare, el calculează asta. Noi știm deja din experiență și din cum să spun, din practică. Ce nu știu cum să explic. Spune cuvintele așa pe astfel le interpretez. Din experiență și din practică știm unde anume cel mai des apar problemele și de ce. Și folosind articulatorul dat, putem să le prevenim. Allora, loro, i tecnici, perché non si basano soltanto sul robot, perché il robot è intelligente, ma comunque se non c'è l'intelligenza delle persone non si va da nessuna parte. Quindi dice che per la loro pratica e esperienza sanno già dove possono essere i problemi più grandi a livello della bocca del paziente, quindi intervengono proprio lì dove può essere il problema per evitare tutto questo. E grazie anche a questo meccanismo qua riesce il macchinario e la persona a fermare il problema, a trovare e prevenire il problema. Sì. Deci după ce designul protezii a luat sfârșit, părțile se transmit la camp, la mașini. Și pentru fiecare parte este mașina aparte, pentru metal, pentru zirconiu ceramică și pentru gingie artificială
la moment se aplică manual. Ok. Allora, dopo che il design è stato già stabilito, cioè questa fase qua, tutto questo lavoro passa ai macchinari, ok? E per ogni materiale, per ogni parte della protesi ci sono dei macchinari a parte, non si mette tutto nello stesso. Per la gengiva però, per adesso, al momento, al presente, la stiamo lavorando ancora manualmente, perché la gengiva è una parte molto più complessa, perché se tu al dente puoi scegliere insieme al tecnico, insieme al dentista, il colore che vorresti, la gengiva è una cosa complessa, nel senso che tu potresti utilizzare anche 11-15 colori diversi per generare il colore naturale del paziente, della sua gengiva naturale. Ma lui fa questo? Lui fa questo. Non solo lui. Sì, 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 lui è il più esperto, diciamo. Sì, sì, sì. Si occupa di creare questa gengiva il più simile a quella naturale che è il paziente. Perché il paziente si siede, che non ci sia stacco visivo. Bravissima, il paziente si siede proprio dal tecnico sulla sedia con lo specchio e guarda sia il paziente che il tecnico qual è il colore, poi loro lo lavorano. Sì. La fel toate părțile după procesare la mașini sunt verificate și se adaugă ultimele retușuri manual. Și mașinile, din păcate, încă nu sunt capabile să facă. Come vi dicevo anche prima, i macchinari sono intelligenti, però c'è bisogno anche dell'intervento delle persone. Quindi, dopo che il robot ha generato il risultato finale, il tecnico comunque deve aggiungere qualche modifica manualmente per rendere il dente, per rendere la protesi più naturale e non finta. Da. Ca timp de producere, o proteză poate să dureze de la 3 zile la o săptămână, în dependență de caz. Per la produzione di una protesi richiedono da 3 giorni a una settimana, dipende anche dal caso. De obicei, ziua se lucrează oamenii și noaptea mașinile. Il giorno lavorano le persone e la notte i robot, i macchinari. La produzione a partire dall'inizio, da quando è iniziato, fino a tutta finita, una settimana? Întreabă dacă producția de la început, adică la 0 până la 100%, în 3 zile, până la o săptămână? Da, din momentul în care cazul este preluat de voi. Preluat de laborator. Dal momento in cui il caso passa al laboratorio, da quel momento. Amprenta in verità, che non so. Da, da. Quando l'impronta che avete fatto con il dentista in clinica passa al laboratorio. L'impronta viene digitalizzata e poi loro si mettono al lavoro. Dacă aveți întrebări, però. Avete domande? L'alunno più interessato Giuseppe in questo caso. Quasi tutto. Curiosità, non lo so, qualcosa ti. Io no, magari qualche domanda. Se uno non la vuole senza quella gengiva e si attacca alla gengiva sua perché ce n'è un apparecchio, può o non ci può? Doamna, vreau să știi, dacă ea n-ar dori să aibă gengii artificiale, pentru că are suficientă gengii naturală, ar putea direct, fără gengii, să. Sigur, fiecare caz se tratează aparte și noi adăugăm gengii sau adăugăm dinți acolo unde este necesar, unde nu este necesar. Si può fare, dipende molto da ogni caso. Se la persona ha gengiva dove poter attaccare tutta questa protesi, si può fare. Noi la gengiva la mettiamo nei casi in cui al paziente manca la gengiva. Ma questo si può decidere anche dopo che hai messo gli impianti, dopo che vai e vieni per la seconda volta? Questo si decide all'ultimo momento, nel momento in cui ti fanno i definitivi. Sì, questo è sì. Dunque il secondo step. Sì, secondo, terzo, io ho trovato il quando spazio deciso, quando si fa i definitivi, attorno per perché non vuoi dire, posso avere quelli che dico? Sì, 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 dar con cazzo. Cattare ideale, planifica la inceputa, si proteza, sai, con questo, dopo si planifica, noi trebuie. Ideal, noi trebuie să construim întâi proteza și pe urmă ne apucăm de băgat implante. Dar mă leacă invers, dar nu le spune asta. Ei, lasă că așa. Se vede ceva, dar...
Ma il tuo medico ti ha detto, perché lui prima mi diceva, il tuo medico ti ha detto che puoi fare anche senza gengiva? Oppure è un'idea che hai avuto tu? No, quando sono andata a Brescia mi ha detto che mi voleva fare quella senza la gengiva. Però i denti in composito. Però all'inizio anche con la gengiva, la provvisoria. Ok, però i definitivi senza? I definitivi senza. Però un altro mi ha dato un'altra opinione, che senza la gengiva può essere che questo va giù. Si ritira la gengiva naturale, quindi rimane spazio, questo vuoi dire? No, che forse i denti sarebbero troppo lunghi. Visto che io non ho un sorriso, quello che si vede dalla gengiva. Gengivale? Я спинковос на Бреше, шаколу и со спуск провизори, а си спад, а си ку джинджива. Дар дефинитиви и спрекониза чева фар джинджива. Да тот чинева и спуск в каска сфак фар джинджива, един со спара преа лунч. Есть посибел, да. Дежа... Ока не диче, си са кос. Да, ми е дето ке пои сембрали пубовале, коме кондо порчи да прочеси, сенца да прочеси, но? Кондо нже денти. Авенто кога Il secondo però, il primo non me l'ha detto, mi ha detto che si può attaccare alla gengiva. Direttamente alla gengiva. Mi ha detto no, perché sembrerebbe questo va giù. Ok, ma il tuo dentista qua? Qua non mi hanno parlato nessuno, come ci. Ok, ci rispondo. In molti casi... Deciziile se iau în funcție de cum evoluează pacientul după plasamentul implantelor, da? Cum se adaptează la nouă proteză? Le decisioni, dice lui, del medico, del tecnico, si prendono di solito dopo che sono stati poziționati gli impianti, perché dobbiamo vedere come... Non in tutti i casi, in alcuni casi. Perché dobbiamo vedere come il paziente si abitua con gli impianti, come riesce a utilizzare la protesi provvisoria anche. Quindi forse nel tuo caso, se non te lo dice già da adesso il dentista, se è possibile o meno, lo vedremo soltanto dopo. Eh sì, perché quest'anno. Credo che è per questo, per vedere come si dovrà non si ritira. Come va, perché io ho abbastanza, ne avevo abbastanza, però comunque si sa che sono gli impianti. Però non abbiamo parlato se con o senza o come vuoi o come questo, ancora. Abbiamo detto dopo 7 mesi e poi decido anche quello che voglio. Certo. Premium o non premium o superior. Altre domande? Dai, fate domande. Sulle domande. Come? E facciamo sulle domande. Dove sono? Ah, in laboratorio. Non andare subito alla. Eu vreau să că tu ai spus că da, și-o schela colțe să-ți fac multe întrebări. Si, mă lui Ivo. Da, ragazzi, domande? È stato molto chiaro. Per le persone, anche Giuseppe. Chiedigli, si pensa in futuro a un'ammortizzazione tra gengiva e denti? Este preconizat pentru viitor o amortizare între dinți și gengii? Noi deja folosim pentru linia superior, am introdus de curând. Ragazzi! Pentru linia superior de curând am început să folosim un material pe post de șoc, absorbant de șocuri, sau cum se spune. Se numește Pecton. Este un strat între dinți și substructură, un strat care absorbe șocurile. Este premieră mondială. Allora, il nostro laboratorio è già molto moderno e noi utilizziamo già questa ammortizzazione che tu hai chiesto tra dente e gengiva e si utilizza per la linea superior, ok? Utilizzando il cosiddetto Pecton che molti di voi avete sentito. Il Pecton serve per assorbire i cosiddetti shock, ok? Io sto traducendo tutti quegli eventi che potrebbero accadere. Quindi sì, noi lo stiamo già. È una premiera mondiale comunque la nostra. Grazie. Che facciamo. Allora viene inserito
nella superior tra la capsula e la struttura, la sottostruttura in metallo. Entre i denti sottostruttura e il pectorum. Entre i denti sottostruttura. Sì, hai detto giusto. Allora, il pectorum viene inserito tra la capsula e la sottostruttura. Dunque, nella superior, ogni tre capsule ammortizzano. Cioè la fica il tri dinți în cazul da superior ammortizează? O să arăt sus. Ti farà vedere in laboratorio un esempio. Ancora più curioso adesso. Il doctor sta ripreso in laboratorio. Quindi non ci costa questo. Ok. Ca planuri de viitor, în următorii 2 ani, presupunem, o să lansăm așa numite proteze inteligente, destinate mai ales pentru persoanele în vârstă, care au probleme tensiune, o să vă calculeze pulsul, o să vă dea o aplicație în telefon, dacă aveți tensiunea mărită, ca plan. Si dice che per il futuro si pianifica per i prossimi 2 anni una cosa del genere, un tipo di protesi intelligente che darà possibilità alle persone anche di capire se hanno la pressione alta, per esempio, solamente con un'applicazione nel telefono capirete se state male anche da altri punti di vista, non soltanto. No, ma come stavamo parlando io, dottor Palmas, per la sensibilità, quanta pressione sta esatto. Cioè, stavo dicendo pressione nella cellula di carico El vrea să înțeleagă din punct de vedere sensibilității, ca să înțelegi cât când tu apeși, când tu mieți, și, de exemplu, să înțeleagă cât presiune să oferă pe proteza dată, pe implant să-i dați. Asta încă nu putem să oferim așa date, pentru că, simplu, nu avem tehnologia necesară ca să producem proteze sensibile. Nu există încă. Nu există ancora. Când existera, sarem forse prime. Tehnologia evoluează foarte rapid, inclusiv în domeniul nostru. La tehnologia sta crescendo giorno per giorno, si modernizza, quindi quando ci sarà la possibilità, sì. Ci strategia la buona.